Devo dire che un pezzettino alla volta vi sto svelando la mia personalità, dunque vi avevo già detto che ho lavorato in radio anni fa, il mio nome d'arte era Manuela Ferrari e poi insomma il mio sogno è quello di pubblicare non solo un libro ma diversi libri. Siete carinissimi, siete davvero in tanti a fare il tifo per me, infatti nei broadcast nei giorni passati quando vi ho accennato delle avventure di Marinella la Coccinella, cioè il personaggio nel quale mi trasformo magicamente quando mi rivolgo ai bambini. Tanti di voi pensavano che si potesse già acquistare, che fosse in libreria. Beh, che dire, io ce la sto mettendo tutta, spero che presto li possiate trovare in libreria e non solo, perché sto anche pensando ad un libro nel quale vorrò condividere piacevolmente con voi un po' tutti i segreti e tutti i sacrifici che ci sono dietro a tanto impegno nel realizzare poi i propri sogni. Io quello che dico sempre è di non mollare mai, di continuare a crederci. Tra l'altro vi svelo questo segreto, adesso mi vedete molto chiacchierina, ma in realtà quando ero piccina chiacchieravo poco, mi piaceva starmene in disparte, mi piaceva osservare gli altri, però in cameretta che cosa facevo? Appena mio papà mi portava TV, sorrisi e canzoni, che allora appunto tutte le settimane si trovava in edicola, io cosa facevo? Da sola in cameretta e me lo andavo a sfogliare, andavo al fondo dove trovavo le classifiche, quindi la top 10 sia italiana che straniera, e mi mettevo lì e provavo ad avere a disc jockey, perché vi svelo anche che io adoravo DJ Television, e insomma Claudio Cecchetto per me è sempre stato un riferimento, e quindi provavo io a spicherare la top 10 a modo mio. Quindi, che dire, continuate a credere nei vostri sogni. Io ringrazio tutti voi che continuate a fare il tifo per me. Prima o poi ci vedremo in libreria.